Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube, un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Andiamo velocemente perché abbiamo tante cose da dire e siamo un po' in ritardo in questi giorni, purtroppo non sono riuscito a fare tanti video perché eh, ho diverse cose in eh, pipeline che stanno partendo, che devono partire, quindi sto seguendo piuttosto Tante cose e devo eh, un attimino spostare un po' di attenzione. Eh, partiamo però subito con qualche domanda che mi avete fatto. Mi avete chiesto qualche buon libro e mi avete chiesto anche come iniziare, se faccio corsi, se mh, faccio lezioni private. Allora niente di tutto questo: non faccio corsi, non faccio lezioni private, non è nella mia corde, non mi ritengo eh, adatto a fare queste cose almeno per il momento, poi nel futuro non so, quello che vi posso consigliare è sicuramente dei buoni libri e tanta eh, ovviamente curiosità, ma soprattutto tanta applicazione andandovi a leggere un po' di cose anche in giro. Poi potete consultare i miei video qua dove c'è la, la playlist di How To, come fare, dove ci sono tutta una serie di uh, trucchettini, di, di piccole diciamo, pillole di insegnamento, poi non è nulla di, di, di particolarmente diciamo complicato ma che comunque possono aiutarvi a capire determinati meccanismi un libro molto molto interessante è questo qua analisi tecnica dei mercati finanziari di J. Murphy vedete qua proprio di J. Murphy uh, J. Murphy che è davvero un, un bravo uh, diciamo un bravo analista e soprattutto il libro è scritto molto bene, anche tradotto abbastanza bene, è anche di facile comprensione. Tutto sommato non è semplicissimo, ma non è neanche così complicato. Quindi, tutto sommato, devo dire che può essere davvero un ottimo inizio. Un altro libro uh, che vi consiglio però solo se poi avete preso dimistichezza diciamo con l'analisi tecnica, parliamo sempre di analisi tecnica e di fondamentali di analisi tecnica, può essere il libro di Gabriele Bellelli. Uh, questo qui è molto interessante, il trading con gli oscillatori, ci cioè sono trading e tecniche per il trading di precisione. Uh, Devo dire che eh, non è immediato, non è semplice da, da capire, in alcuni passaggi può risultare un po' contorto, io onestamente eh, in alcuni momenti non l'ho trovato così eh, semplice. Uh, però devo dire che ci sono degli argomenti molto interessanti che trattati anche abbastanza bene che vanno, devono essere comunque approfonditi questi diciamo sono un paio di libri poi ce ne sono davvero tanti però visto che me l'avete chiesto in tanti oggi proprio in questi giorni sono arrivate un sacco di domande in questo, da questo punto di vista ve le mando e ve li ve, vi illustro diciamo, il, il contenuto e quei, i vari titoli ma andiamo subito a vedere quello che sta succedendo sui mercati partiamo ovviamente con quello che sta succedendo Um, sul, uh, qui siamo sul grano, ma prima di andare a vedere quello che sta succedendo sul grano, ne parliamo in maniera un pochino più diffusa tra poco. Andiamo a vedere quello che sta succedendo sul Nasdaq, perché il Nasdaq, è che cosa è successo al Nasdaq? Il Nasdaq è andato. A, uh, rimbalzare proprio da, dopo la chiusura di ieri eccolo qua uh, questo è il cluster di volumi che possiamo vedere proprio sui 15.000 uh, adesso io magari in qualche caso sto parlando in maniera un po' uh, veloce un po' uh, anche mh, complicata per qualcuno però se avete dubbi o domande su cosa è un cluster di volumi e quant'altro nei miei video ci sono uh, tutta una serie di spiegazioni andate a cercare nelle playlist oppure chiedete qua nei commenti che poi vi indirizzo io il video corretto Comunque dicevo, supporto proprio sulla soglia psicologica dei 15.000 e il rimbalzo per oggi per il Nasdaq. Che dopo che ieri c'era stata appunto questa eh, profonda discesa a fine 14800, dove con i copiatori retorio siamo andati a aprire un piccolo swing qua, proprio per andarci a prendere eh, un rimbalzo in su chiusura di, della borsa, che così è stato. Infatti, oggi poi siamo andati a chiudere proprio a 15.100 proprio per andare a, a prendere quel guadagno che ci aspettavamo. Um, Dicevo, rimbalzo del Nasdaq che oggi è più 0,75 rimbalza anche l'SP500 più 0,52, tra l'altro SP500 che guardate cosa ha fatto in maniera abbastanza eh, anomala, non ho fatto neanche in tempo a disegnare l'ultima curva che anziché rimbalzare ha fatto addirittura una discesa ancora più pronunciata andando a rompere anche questa struttura qua più o meno andando poi dopo è tornato si è fermato sui 4350 però vedete che alla fine questa curva qua questa qua non l'ha voluta fare quindi la togliamo semplicemente diciamo dopo aver fatto salti 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 alla fine è tornato un pochino indietro, ha scaricato un po' di posizioni, come era giusto che fosse, d'altra parte. Deboli dai Dow Jones Industrial il Transportation, l'industrial leggermente positivo, più 0,43, transportation meno 0,45, quindi c'è un po' di maretta sul, sull'indice dei trasporti. Eh, Futsimi per più 1,22, DAX 40, perché non è più DAX 30, è diventato DAX 40 da qualche giorno, più 1,55%, anche qui rimbalzo su questa struttura intorno ai 15.000 molto molto interessante da un punto di vista tecnico, tra l'altro c'è da dire che non era una struttura particolarmente forte ma era più che altro una soglia psicologica UK più 1,30 Francia più 1,50 eh, hanno chiuso abbastanza positivi i mercati asiatici dopo il tonfo di ieri e anche qui guardate che cosa ha fatto UK è andato proprio a toccare vedete questa struttura questi livelli di prezzo già toccati diverse volte 1 2 3 ieri quindi significa che in qualche modo c'è consapevolezza da parte dei mercati che c'è del rischio a continuare a salire, ma c'è soprattutto consapevolezza a non voler scendere troppo perché molto probabilmente c'è tanta esposizione il Giappone su cui siamo andati a prenderci un bellissimo short proprio qui sulla candela del giorno precedente proprio qua siamo andati a chiudere un bellissimo short ieri proprio a 29.600 più o meno 29.700 se non ricordo male e oggi rimbalza come era lecito attendersi e torna intorno ai 3.000 punti 30.000 punti scusate e anche qui diciamo c'è tanta... Eh, e euforia, bisogna capire quanto sia giustificata, questo doppio massimo era troppo ghiotto davvero da non, sfruttare, da non dover sfruttare per poter far crollare, per poter prendersi uno short, quindi giustamente ci siamo andati dentro <ride> e meno male che è andata anche abbastanza bene. Quindi ieri cosa è successo? Innanzitutto paura, paura per quello che stava succedendo su Everglades, su Evergrande, scusate, non Everglades, non siamo alle Everglades della Florida, su Evergrande, quindi società immobiliare cinese, la più grande società immobiliare cinese che ormai ha dichiarato scarsità di liquidità da alcune eh, settimana ormai da, 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 da qualche mese che è nell'occhio del ciclone Vedete che continua a perdere, continua a perdere Siamo arrivati a 2,27 dollari di Hong Kong Su minimi che non si vedevano davvero da un bel po' di tempo eh, Probabilmente siamo qui a livelli del 2014 Adesso è difficile ipotizzare per Evergrande una fine diversa dal fallimento o dalla chiedere alla bancarotta a meno che il governo cinese non intervenga pesantemente per cercare di salvare eh, diciamo questa azienda. E quindi diciamo questo, eh, questa bolla que, questa bolla immobiliare cinese alla fine ha travolto un po' tutti i mercati o almeno presunto travolto, perché ieri i mercati sembrano un po' aver approfittato de della paura della bolla, cinese, della bolla immobiliare cinese, ma non solo, anche dei timori della Fed, della BCE, del tapering e quant'altro, insomma ehm, Powell è chiamato a decidere eh, proprio in questi giorni cosa vorrà fare, no? Eh, ma qui non c'è molto da, da decidere, cioè, quello, quello che deve fare Powell è chiaro, lo so benissimo, eh, non può farsi condizionare dai mercati perché i mercati sono cresciuti molto e il tappering da un certo punto di vista è assolutamente necessario. Probabilmente gli analisti temono un rialzo dei tassi da questo punto di vista, ma eh, insomma questo forse potrebbe essere ancora un po' prematuro, ma staremo a vedere quello che succederà. L'importante per noi è cercare di capire come eh, approfittare diciamo, di questi sbalzi di umore degli istini. Uh, a proposito di sbalzi numeri tristini, andiamo a vedere cosa è successo sul grano, visto che me l'avete chiesto proprio, me l'ha chiesto un utente prima proprio su EToro. Uh, il grano che è tornato proprio su questi livelli qua dove noi eravamo entrati per un long uh, che, potevo, che mi aspettavo fosse un pochino più duraturo, invece siamo andati a prenderci il profitto proprio qui, su questa, sulla media 21 periodi, dopodiché il grano è tornato a scendere. È tornato su questi livelli qua. Uh, non c'è molto da dire sul grano, per il momento eh, siamo in una situazione molto molto incerta, vedete eh, non ci sono grandi movimenti, c'è di certo che sul grano pende eh, un'incertezza per il 2022, perché pare che la produzione eh, di grano del 2021 non sia così soddisfacente, o almeno come quantità, soprattutto quella che è da canadese, eh, che sembra essersi dimezzata in qualche modo, e questo potrebbe portare diversi scompensi per quanto riguarda eh, le forniture e gli stock a partire dal prossimo, mh, a partire insomma, da fine anno in avanti. Qui però stiamo tradando in questo momento il future di eh, novembre. Se non ricordo male, qui siamo sul future di novembre, quindi. Eh... Uh, anzi no, questo dovrebbe essere quello di ottobre, eh, però mh, ripeto, siamo ancora su livelli ancora mh, normali da un certo punto di vista, vedete che c'è molta, molta indecisione, c'è questa specie di canale che si è aperto più o meno sul, uh, su questi livelli qua, ma mh, difficile davvero qua fare ipotesi uh, di qualche tipo. Uh, per il momento la mia idea è che sul lungo periodo il grano possa tornare a crescere. Sicuramente saremo a vedere. Io, qua, mi sono dato anche una pseudo target no? ah, di, di lungo termine, di medio-lungo termine. Saremo a vedere se ci arriverà veramente. Per il momento, io non sono rientrato, sono, ripeto, sono uscito. Quindi, eh, anche qui devo capire adesso un po' meglio il da farsi. Eh, il resto delle materie prime si muovono in maniera molto, molto ehm, diciamo casuale. No? Diciamo, bene, i metalli, il gas. Uh, guardate il gas, cosa sta facendo oggi? meno 4,39%, finalmente storna il gas. Torna a scendere perché era salito davvero tanto, più uh, arrivata a 5,63%. Torna indietro, qui vi ricordate? Vi avevo disegnato questo capo, questo, questo cap, anzi, no, questo cap. Scusate perché ho, ho incrociato due parole: endo e cap. Uh, vi ho disegnato questa tazza. Questa di solito quando si manifesta questo tipo di configurazione ci si aspetta che poi qui si formi un manico ribassista no? ci sia un endol eh, endol che non c'era stato addirittura era stato rotto questo massimo in maniera abbastanza violenta e adesso vedete che stiamo un pochino eh, ritracciando 4,76-4,39% per il gas diciamo che eh, volendo il gas ne ha di spazio per scendere ma c'è da dire anche che tra stoccaggio, forniture e, mh, richieste di gas eh, quest'anno il prezzo del gas sarà davvero davvero eh, interessante difficilmente ribassista dal mio punto di vista staremo un po a vedere ehm, si è fermato anche il rame vedete che continua a veramente a indugiare un po su questi livelli siamo di nuovo tornati sui 4 dollari quindi anche qua c'è davvero eh, tanta tanta indecisione sul rame, eh, torna oggi a salire il platino più 4,39%, meno male, perché aveva <ride> fatto veramente una discesa. Eh, abbastanza bruttina, visto che io ce l'avevo il platino, anzi ce l'ho ancora nel portafoglio, mi è andato un po' contro le mie previsioni, devo dire. E adesso, fortunatamente, sta recuperando. Perché su questi livelli di prezzo è sicuramente un ingresso. Eh, per chi, oh, probabilmente, qui qualcuno ha chiuso le posizioni short, quindi magari si stanno soltanto riposizionando. Ma comunque, sia, diciamo, siamo tornati su livelli di ingresso molto interessanti. Andiamo a vedere un po' l'oro: l'oro che recupera anche oggi 1,777 dopo un massimo di 1,780. Siamo ancora non altissimi, ma vedete che sta recuperando un pochino. Qui sull'oro c'è ancora tanta incertezza, ovviamente, perché è molto legato alla all'andamento del dollaro molto legato a come si, eh, si comporterà l'economia eh, quale sarà la decisione delle, delle varie banche centrali quindi eh, il dollaro continua ad, ad oscillare in maniera abbastanza eh, pericolosa anche due parole le spendiamo sulle cripto, crypto perché bitcoin ieri ha fatto un discesone abbastanza eh, bruttino tra l'altro in nottata era andato a toccare Sotto i quasi, a toccare quasi sotto i 40.000, arrivato a toccare quei 40 e poi è rimbalzato, siamo ancora su questo livello di struttura che vi ho segnalato nelle scorse settimane, che per il momento è un supporto abbastanza forte, vedete che la candela di oggi è una doji di indecisione eh, piuttosto forte, ma resta ancora su quei livelli, intorno ai 43.000, quindi diciamo sul supporto ancora siamo abbastanza, eh, abbastanza sereni, tra virgolette. Chi non deve stare sereno, chi ha Tezos nel portafoglio, perché ieri Tezos ha fatto il meno 20%, dopo ha toccato i massimi a 8 e 17, proprio la settimana scorsa, ieri grande crollo per Tezos, meno 20%, qua ragazzi c'è stata una presa di profitto apocalittica, perché ovviamente c'era stato questo enorme balzo, questa era stata una prima ondata e poi vedete una, una grande presa di profitto, poi un'altra ondata abbastanza violenta. Violenta e un'altra presa di profitto molto forte c'è da dire che tecnicamente potremmo attenderci che qua ci sia una terza ondata diciamo di spinta per Tezos ma non lo possiamo sapere con certezza perché come sapete le, le, le crypto hanno sempre una, una, un movimento piuttosto eh, eh, diciamo incerto ma non, abbastanza imprevedibile su Tezos c'erano ovviamente le voci di un, di, un, di un interessamento per Tezos nel, nel mercato degli NFT, dei token non fuggibili che questo porterebbe ovviamente Tezos a competere con, eh, con Ethereum e non solo quindi tut, comunque tutto molto interessante diciamo a un certo punto di vista bisogna fare attenzione crollo di Binance a 3,69 dopo i massimi toccati a 5,34 anche qui in, uh, massimi di periodo giù Binance quindi giù un po' tutte le altcoin senza... Uh, tante esclusioni di, uh, di colpi giù Ethereum Classic uh, giù Tezos giù uh, anche Cardano dal massimo toccato proprio a 2,98 qui e poi qui avevo evidenziato questi due cerchietti erano delle possibili Uh, qui c'era un, stata un'uscita anzi qui in realtà c'era stato un segnale di vendita qua c'era stato un segnale di possibile ingresso in, eh, di chiusura della vendita che però tutto sommato è stato invalidato perché è tornato a scendere anzi qui addirittura c'era un segnale di ingresso in acquisto quindi un falso segnale però. Eh, su Cardano ancora diciamo si sta muovendo molto. Tra l'altro c'è in questi giorni ci sarà il forum, se non ricordo male settimana prossima a partire dal 25 e quindi sarà anche interessante seguire quello che succederà su Cardano. Uh, per il resto non c'è molto altro da dire. Ethereum torna, Ethereum 2.0 a questo punto, diciamo, eh, torna sui 3.000 dollari. Anche qui, vedete, allarghiamo un pochino, allunghiamo un pochino il supporto, siamo sullo stesso supporto. Qui si muove un po' come si è mosso il Bitcoin, vedete, eh, fatto, ha toccato questo supporto e lo sta usando per il momento come eh, culla, diciamo, per <ride> tranquillizzarsi un pochino. Non c'è molto altro da dire per il momento sui mercati, eh? soprattutto sulle le, cripto o su quant'altro. Diciamo. Se ci sono tuttavia domande o dubbi chiedete sempre, io sto preparando un nuovo video, adesso sto pensando anche di preparare una nuova serie di video, magari un pochino più eh, corti, un pochino più mirati su quello che possono essere le analisi, i piccoli trucchi eccetera eccetera se queste cose, queste cose vi piacciono ovviamente fatemelo sapere mettete dei like fate crescere il canale mettete dei commenti e io cercherò di rispondere per il momento è tutto quindi ci vediamo eh, con il prossimo video di aggiornamento come sempre stay tuned finger crossed iscrivetevi al canale ecco ve lo segnalo qua iscrivetevi al canale aiutatemi a farlo crescere ci vediamo nei prossimi aggiornamenti ciao a tutti